Buongiorno e benvenuti, io sono Carbo e questa è la terza puntata del Let's Play su Dwarf Fortress. Ok, nel mentre in cui aspettavo che terminassero di scavare le zone che avevamo visto ieri e che portassero le pietre nella discarica, sono arrivati altri nani con un'altra ondata migratoria e questo possiamo vederlo anche, non qui, si può vedere qua, col tasto A, come vedete è scritto Some migrants have arrived, quindi qualche giorno fa sono arrivati nuovi migranti. Quindi vediamo quali sono questi nuovi migranti, sono quattro, hanno delle professioni abbastanza inutili, quindi adesso gli daremo nuove professioni per renderli un po' più utili all'interno della fortezza, visto che abbiamo uno che fa il formaggio e munge le pecore, le mucche, gli animali, che è inutile per ora. Uno che prende le piante, le lavora, che è inutile anche questo. Uno che tesse, per ora non ci serve a niente, visto che non abbiamo neanche le materie prime per tessere, e così via. Quindi adesso sposteremo queste professioni in altri ambiti che ci sono più utili. Intanto rinominiamo i nani come mi avete consigliato. Quindi Vittoria 567 mi consiglia di rinominare il contadino Uzzapatorio. Non so come si pronunci, Uzzapatorio. Ok, poi abbiamo Bonis Panarello, che saluto, dice di chiamare il leader capo dei capi. Capo dei capi. Ok. Poi Raziel 215 dice di chiamare il taglialegna, lui Washington. Washington. Ok. Poi abbiamo 000 Pava che vuole chiamare il minatore Steve, così da creare un collegamento con Minecraft. Poi abbiamo Fantomino 2 dice chiamare il pescatore Pescanano. Non ho scelto gli altri nomi perché comunque volevo dare spazio un po' a tutti di nominare un nano, quindi diciamo che ho scelto uno dei tre nomi che mi hai consigliato, Pescanano. Poi abbiamo Battleship Kotyomkin, mi consiglia di chiamare il distillatore come un whisky famoso, ma visto che abbiamo il contadino che lo stesso che distilla e cuoce, direi di spostare il contadino, questo qua lo facciamo diventare distillatore, e il contadino lo spostiamo, quindi Uzzapatorio, intanto Norton mi vuole dire che di fare l'abbonamento, quindi lo chiamo Jameson, che è un famoso whisky irlandese. E quindi adesso spostiamo i nomi, un attimo che guardo, ok, quindi lui non è più un farmer, ma il nostro farmer sarà uno nuovo, diciamo lui è il nostro farmer, non è più il tanning, ma è il nostro farmer, quindi commit changes e lui lo chiamiamo Uzzapatorio. Dato che solitamente utilizzo due contadini, utilizziamo anche questo come contadino e lo chiamiamo, come ci ha consigliato Ace, Duilio. Duilio. Ok, poi ci rimangono due nani, cosa li facciamo fare? Io direi di togliere al capo dei capi il mining e glielo diamo a un altro dei nani appena arrivati, cioè lui. Mentre vediamo cosa ci può essere utile. Ci servirà sicuramente un crafter, cioè colui che lavora il legno, la pietra, le ossa, e lo usiamo lui. Per ora non gli do nickname visto che non ve l'ho ancora chiesto, però allora, mi manca Duilio al nickname. Lui che è il nostro crafter, lo chiamiamo per ora crafter per ricordarci, poi comunque consigliatemi anche un nome per lui. Abbiamo due contadini e lui che non ha niente da fare. No, è possibile, aspettate. Allora. Ah, è il nostro minatore, quindi mettiamo un miner per ricordarci. Anche questo consigliatemi i nomi. Quindi per ora mi manca come nomi da consigliare miner e crafter. Quindi ricordatevi di consigliarmi questi nani. E adesso andiamo avanti, vediamo cosa dobbiamo fare. Ok, abbiamo scavato, ho iniziato a scavare. E ora vediamo, dobbiamo iniziare a fare dobbiamo finire di scavare qui, intanto lasciamo i nostri nani lavorare.
E qui dobbiamo piantare, quindi aspettiamo un attimo che finiscono di lavorare qui e poi facciamo le piantagioni. Nel frattempo che finiscono, andiamo giù e qua impostiamo i workshop. Quindi scaviamo così, direi di fare una cosa del genere. Questo non va bene. Adesso creerò una zona in cui metterò vari tipi di workshop, i laboratori in cui si fanno numerosi oggetti che saranno utili durante il nostro let's play, e facciamo quindi dei corridoi di questo tipo, ok, in cui fare i nostri workshop. Ok, adesso iniziamo a scavare anche le zone, così direi di farne 5x5 in questo modo. E gli facciamo un piccolo stockpile di utile vicino, in questo modo. E così via, ne facciamo sempre di più, ne facciamo sempre altri. Allora, così. I workshop sono grandi 3x3, quindi comunque abbiamo uno spazio anche qua intorno per mettere delle merci, delle materie prime, direi. Ok, facciamo la stessa cosa a specchio da questa parte. Mi hanno chiesto come faccio a utilizzare il mouse su Dwarf Fortress. Io penso che su Dwarf Therapist, scusate, su Lazy New Pack, che è il pacchetto di utilities che utilizzo, che così da rendermi un po' la vita un po' più facile, penso che sia implementato anche la modalità con cui si può utilizzare il mouse per selezionare alcune cose. Ok, così va bene. Qua facciamo un piccolo corridoio così da collegare tutto. Ok, e intanto lasciamo scavare qui, anzi no, facciamo un altri workshop, facciamoli più veloci così, dai, basta, sennò così. Poi facciamo il corridoio, facciamo così, vediamo se a occhio mi vengono giusti, spero di sì. Massimo dopo li riduco per far più veloce. Ok, e qua riduciamo un po' qua, questo in più, quindi questi li ho fatti troppo in alto, quello è il problema. Peccato, pensavo di aver fatto giusto subito. Ok, abbiamo quasi finito, non preoccupatevi. Qua tagliamo e questo lo spostiamo in su. Facciamo l'ultima volta, poi abbiamo finito e smettiamo di scavare, che sennò vi annoio. Quindi qua faremo i nostri workshop principali, che sono il Mason Workshop, sono il Carpenter, il Crafts Dwarf Workshop, in cui si può lavorare il legno e la pietra, cioè il nostro nano crafter poter lavorare. E poi dovrò trovare un altro nano che dovrà fare il meccanico, perché il meccanico servirà per fare alcuni oggetti utili. Intanto lasciamolo così e poi magari in futuro aggiungeremo altre cose. Una cosa che mi sono dimenticato di fare sono altre scale che penso le metterò qui per andare giù. Quindi mettiamo le scale verso il basso e qua mettiamo le scale verso l'alto. Aspettate, allora mettiamolo il segnalino. Ta-ta-tam, ok. E qua diciamo di scavare, così i nostri nani hanno qualcosa da fare nel frattempo che noi impostiamo i campi. Intanto hanno portato via quasi tutta la pietra, piano piano, ci metteranno un po'. Mi è stato anche consigliato di mettere un piccolo stockpile di pietra qui, ma come ho già detto nei commenti, lo stockpile mi servirebbe per usare la carriola, quindi per fare più veloce. Ma dato che ogni volta che la roccia viene portata nello stockpile dovrei settarla per buttarla, sarebbe una perdita di tempo secondo me. Quindi direi di aspettare per ora. Ok, vediamo se ha finito di scavare. No, perché spero che non siano andati giù, invece sì. Vediamo cosa stanno facendo i nostri miner, i nostri minatori. Uno sta portando la roccia, ma te non mi sento uno di portare la roccia, quindi togliamoli questa cosa a lui e anche all'altro. Adesso li sto togliendo ai due minatori il compito di trasportare gli oggetti. Questo perché non voglio rallentare il loro lavoro, quindi voglio che fanno solo il dovere di scavatori. Se qua finirebbero, finissero,
andrei anche avanti, ma dato che non si spicciano, intanto vediamo. Abbiamo già settato le hotkeys, vediamo. No, ok, quindi settiamo la hotkeys, cioè il tasto rapido in questa zona. Premiamo F2 zoom e li chiamiamo nome in fortezza. Gate è il anzi, questo qua lo mettiamo, no, niente. Il gate era l'hotkeys, cioè il tasto rapido per andare dove c'era il carro, che era qui. Adesso non c'è più, quindi non mi interessa più, dopo magari la cancellerò più avanti. Vediamo a che punto sono i nostri nani qua, non hanno intenzione di scavare, sono andati giù senza alcun motivo. Però, vabbè, intanto impostiamo i campi. Quindi Q, no, ho sbagliato. Si fa B, P, farm plot e adesso impostiamo i campi. Facciamo un campo direi 5x5 per ora. Ok, 5x5, anzi facciamo un po' più grande. 6x6 per i plump helmet. Poi facciamo ancora BP. Ne facciamo un altro della stessa grandezza. Ok, 6x6 per i pigtails. Poi, vediamo che altre piante abbiamo. Facciamo zoom, kitchen, qua possiamo vedere anche, abbiamo i plant helmet abbiamo piantati, pigtails abbiamo piantati, i dimple cup, i kiwit, sweet pod e rock nuts. Direi, scusate un attimo, arrivo subito. Ok, dopo questa interruzione di cui voi non avete neanche notato l'esistenza, possiamo andare avanti. Stavamo dicendo quali piante dovremmo ancora piantare, direi che facciamo un piccolo spazio più grande per i kiwit, poi degli spazietti più piccoli, visto che sono abbastanza inutili, per Dimple Cup, Sweet Pod e Rock Nuts. Per ora sono inutili, magari più avanti, quando ci specializzeremo in altri ambiti, come ad esempio la tessitura o la produzione di vestiti, quegli oggetti ci saranno utili. Quindi continuiamo a fare BP e piantiamone uno più piccolo, direi anche così va bene, qua. Anzi, no, facciamo uno più grande. Facciamolo così per i nostri kiwit, anche se va bene, è un po' troppo grande, però fa niente. E facciamone alcuni più piccoli, direi così. Sembra sono anche comunque troppo grandi, però fa niente. Per le altre tre piante. Così è l'ultima. Adesso aspettiamo che finisce di piantare, di creare i campi il nostro contadino. E aspettiamo, intanto che aspettiamo, sperando che finiscano di tagliare queste, di minare questa zona, perché non capisco perché non hanno finito. Qua stanno finendo. Direi che possiamo fare anche uno stockpile di pietra in questa zona qui, così da sveltire tutte le operazioni di pulizia. Facciamo un piccolo stockpile di pietra qui, così prendiamo la carriola e la utilizziamo. Ok, qua quasi hanno finito, tanto i nostri animali stanno anche ripulendo la fortezza dai resti degli animaletti che i nostri gatti uccidono negli stockpile, visto che ad esempio quando c'è il cibo negli stockpile potrebbe capitare che alcuni animaletti come topi o cose del genere vengono a infestare lo stockpile. I nostri gatti hanno il compito di tenere il pulito lo stockpile. Questo è uno dei compiti dei nostri animali. Vediamo cosa possiamo fare nel frattempo. Qua ha piantato già qualcosa. Possiamo scegliere cosa piantare. Qua abbiamo detto che pianteremo il plant helmet. Quindi scegliamo in primavera plant helmet, in estate plant helmet, autunno plant helmet e inverno plant helmet. Qua invece abbiamo primavera niente. Scusate di nuovo. Ok, nella speranza che non ci siano più interruzioni, andiamo avanti. Qua dovevamo piantare i pigtails. Visto che in primavera non ci sono, possiamo lasciare il campo a maggese, quindi lasciamo fallow, non so come si pronunci comunque. D'estate invece possiamo mettere pigtails. Quindi scendiamo e scegliamo pigtails, autunno pigtails e inverno lasciamo sempre fallow. Poi mettiamo qui, deve essere ancora costruita, quindi aspettiamo. Invece qui che è piccola, facciamo
Possiamo mettere una qualsiasi tra i dimple cap. Vediamo, dimple cap lasciamo qui. C, C, D. Poi nelle altre, quando finirà il nostro amico contadino, il nostro usurpatore, andiamo avanti. Vediamo a che punto sono qui. No, sopra. Stanno scavando piano piano tutto. Ci metteranno un po', direi. Ok. E qui intanto hanno finito anche di ripulire la zona, quindi posso costruire un trade depot, quindi building T, T maiuscolo, non è vero, trade depot è D maiuscolo, non T, e lo costruiamo qui, lo costruiamo con la pietra più vicina, direi la dolomite è questa qua, ok. Intanto adesso andranno con qualcuno a costruire, sperando. Tanto gli architetti sono tutti, mi pare, o devo impostarne uno? No, non ce n'è neanche uno che è architetto. Qualcuno che non sta facendo niente, il crafter che però non sta facendo niente, può diventare anche il nostro architetto. Anche se teoricamente, solitamente io metto il mason come architetto, perché è lui che costruisce le case, quindi direi che forse è meglio mettere lui. Mettiamoli entrambi, dai. Quindi il nostro Mason, che è anche il nostro woodcutter, mettiamo. Ok, intanto si vede anche qua, benissimo. E vediamo se si sbrigano a fare qualcosa, invece si stanno riposando, immagino qua. Stanno bevendo allegramente. Vediamo che quanto ci manca come scorte di cibo. Carne, 8. 8 unità di carne. Poi abbiamo i plant permit, comunque li stiamo piantando ora, quindi non c'è ancora il problema. E per gli alcolici, piano piano stanno finendo, quindi dovremo anche sbrigarci a fare questa cosa qui. Quindi, già che aspetto, ok, qua possiamo piantare. Abbiamo detto che qua piantiamo, qua i pigtails, qua i plant permit, che quindi qua possiamo piantare i kerwheat. Vediamo. Qua niente. Qua ci kerwheat e non c'è niente, quindi lasciamo maggese. Invece negli altri, allora qua abbiamo messo i dimple caps. Qui possiamo prendere, mettere i cuori bush. Cuori bush, cuori bush. Niente. E qua gli ultimi che rimangono, che sono i sweet pots. Ok, abbiamo impostato almeno dimple caps. No, giusto. Vediamoci. Sì. Abbiamo impostato i campi per ora, quindi adesso possiamo aspettare che finiscano di minare in questa zona e intanto prepariamo una piccola zona dove lavorare gli oggetti, dove lavorare almeno le cose. Io direi che faccio qui la. Faccio qui una meeting zone secondaria, nel senso la seconda meeting zone che diventerà la primaria, perché poi nell'altra faremo un'altra cosa che vedremo più avanti. Ve lo anticipo un attimo, faremo il pollaio perché così otteniamo anche del cibo dalle nostre galline. Qui quando qua facciamo la nostra meeting zone, che sarà anche la nostra sala da pranzo, mentre in questa zona facciamo due zone in cui mettere. In cui mettere i due workshop. Questo è troppo grande. Così. Uno. Ne facciamo due. Anzi, possiamo metterli anche qua, va meglio. Qua. Ne mettiamo uno qui. Uno qui. Ok. Li mettiamo qua dove si cucina e qua dove si distilla. E poi. Poi niente, va bene qua. Tanto comunque lo stockpile è qua vicino, quindi non c'è il problema. Ok, stanno anche costruendo il trade depot, piano piano. E nel frattempo, vediamo cosa sta facendo questo nano. Questo qua è il nostro zappatore. Il nostro zappatore sta piantando. Quindi iniziamo a avere anche
i primi semi, le prime piante, per un po', eccole qua, vediamo. Iniziano a crescere qualcosa perché ha iniziato a piantare, quindi fra qualche mese vedremo i nostri risultati. Solitamente dopo qualche mese si riesce ad avere un sacco di piante, direi anche troppe dopo un po'. Infatti bisogna stare attenti a non fare campi troppo grandi perché plan permet dopo si moltiplicano di dismisura e non si sa più dove metterli. E adesso nel frattempo aspettiamo un attimo. Ok. Nel frattempo, dai, scriviamo tutte le zone così siamo contenti. Io direi di mettere in questa zona in basso, mettiamo la sala da notte. Solitamente non si mette mai le stanze da letto sotto il workshop perché fanno rumore, i nani non dà fastidio il rumore, quindi bisognerebbe metterlo a due piani di distanza, solo che non so adesso, magari li sposterò più avanti, ma adesso non lo voglio. Quindi li mettiamo qua, facciamo una, come al solito ho sbagliato, e facciamo delle stanzette. Ok, facciamo stanzette piccole, tanti nani non hanno bisogno di molto spazio, così vanno bene. Qua metteremo un letto, una porta e metteremo anche un cabinet dove mettere i vestiti o una cesta, adesso vedremo cosa mettere. Per ora siamo in, vediamo in quanti siamo. Siamo 7 anni iniziali più 4, quindi siamo 11. Tenendo conto che abbiamo 3 nobili che vorranno delle camere migliori, possiamo anche dire che queste bastano. Facciamo nell'ultimo giusto per finire la fila. E mentre qua in basso facciamo le camere dei nobili, che visto che sono viziati, vogliono qualcosa di più carino. Come al solito ho sbagliato. Ok, quindi facciamo una camera qui. La facciamo abbastanza grande così non si lamenta. Le camere dei nobili avranno sia lo studio che la camera da letto personale, quindi avranno tutti i lussi che vogliono. Poi ne abbiamo tre, quindi faremo tre stanze. Direi che come grandezza va bene, al massimo se poi richiedono camere più grandi ci allarghiamo un attimo. Ma per ora direi che va bene. Ok, quindi abbiamo impostato anche le stanze. Come vedete, i nobili che abbiamo sono l'Expedition Leader, che richiede, per ora non richiede niente, quindi gli facciamo la stanza giusto per simpatia. Il manager che richiede un ufficio. E il recordkeeper che richiede un ufficio. In futuro, quando saranno più importanti, quando saliranno di livello come nobili, richiederanno anche cose ulteriori oltre che l'ufficio. Vorranno anche la camera da letto, la sala da pranzo, vorranno tutte le cose speciali solo per loro perché sono viziati. Ok. Direi che possiamo anche unire questa zona. I nostri animatori hanno molto molto lavoro. E qua il 3D bot è costruito, quindi adesso impostiamo che solo il broker può. Non abbiamo un broker perché? Aspettate. Quindi possiamo mettere lui come broker. Quindi noi abbiamo un broker che è il nostro capo, il nostro leader. E solo il broker può andare al Trade Depot per commerciare. Va bene perché non vogliamo che ci vada un nano che non è abile in questa cosa. Ok, adesso dobbiamo solo aspettare che i nostri nani facciano qualcosa perché non mi sembra abbiano molta voglia in questo momento. Dove sono i nostri animatori? Sono qui. Ok, hanno finito questa zona, almeno questa zona qui, quindi possiamo impostare dei workshop. Facciamo building, workshop con la W e adesso scegliamo i primi due. Io direi di mettere i più importanti che sono il carpenter, qui. Lo facciamo in Dolomite che è pieno e il Mason che è qui, sempre in Dolomite. Poi impostiamo degli stockpile di legno per quanto riguarda il nostro amico carpentiere e di pietra per quanto riguarda il nostro amico Mason. Ok, adesso penso che i nostri nani inizieranno ad andare a avviarsi verso la costruzione.
Sicuramente il Carpenter e il Mason. No, il Carpenter sarà quello fatto più tardi perché il nostro miner sta ancora lavorando, però magari lo fanno. No, mi sembra che lo stanno facendo. No, non è vero. Ok, sono ancora scavando, vedete, quindi sono abbastanza impegnati. Vediamo i nostri campi. Ma qua perché non stanno scavando? Non ho ancora capito. Vabbè, quando avranno voglia di finire i campi, ti ringrazieremo. E intanto vediamo, ah, dovremmo anche fare, già che ci siamo, quello che pulisce i pesci. Chi pulisce i pesci? Quindi facciamo anche un piccolo workshop qua. In questo modo. E qua metteremo il Fisherman, mi sembra, workshop. Non mi ricordo bene come si chiama. Vediamo. Building workshop si chiama la fishery, quindi dovremmo mettere questa cosa qui, questa qua. Metteremo questo workshop così potremo lavorare i pesci. Ok, se si sbrigassero sarebbe anche meglio. Però non mi sembra che abbiano voglia di fare qualcosa. Ad esempio, questa zona è scavata? Mi sembra di no. Invece sì, va bene. Cioè, dovrebbe essere scavata perché questo no, questo è un muro, quindi non è ancora scavato. Ci sono i nostri animatori che non hanno molta voglia di lavorare in questo momento. Però direi che come abilità sono anche abbastanza grandi perché hanno. Lui è un master miner, quindi è abbastanza avanzato. Questo è appena iniziato, comunque possiamo scusarlo, ma lui sta bevendo allegramente senza preoccuparsi che abbiamo bisogno di queste nuove stanze. Ok, stanno portando la roccia nello stockpile con la carriola, vedete come sono più veloci. Però abbiamo solo una carriola, però in futuro ne avremo altre, visto che potremo costruirle con il nostro carpenter, che non appena sarà finito possiamo renderlo utilizzabile. Ok. Intanto che aspettiamo, cosa facciamo? Impostiamo un'altra zona? No, ce ne sono abbastanza zone per fare tutti i workshop che abbiamo bisogno per ora. Le camere da letto non penso che. Ah no, le hanno già scavate, così senza alcun motivo. E qua che mura è? Di che cosa? Un strano colore. Di saltpeter. Ah, ci avevano anche detto che l'avevano colpito, l'avevano minato. E cosa possiamo fare? Vediamo. Ma direi niente perché dobbiamo solo aspettare un secondo. Intanto sono nati i cuccioli di cane dalla nostra. La nostra cagna, quindi abbiamo un animaletto in più. Intanto che possiamo anche fare questa cosa, cioè io solitamente metto una piccola zona di pascolo, si dice così, o comunque è una zona di pascolo, and pen pasture, in cui metterò due cani. Metterò però un cane femmina, il problema è che qua non mi dice se è maschio o femmina. Va bene, metteremo uno qui e uno a fianco, così nel caso arrivino degli invasori, saranno i nostri cani ci informeranno che saranno arrivati, quindi potremo tranquillamente difenderci. Potremo anche metterli più lontano, poi in futuro lo faremo quando avremo anche la possibilità di fare dei muri di recinzione, visto che questa zona è abbastanza semplice da difendere, basta fare un muro qua e ci si difende abbastanza facilmente. Intanto stanno ancora pescando, cioè il nostro pescatore sta pescando senza alcun successo perché comunque prende i pesci, li porta negli stockpile e poi marciscono, quindi diciamo che in questo momento non ci sono molto utili i pesci che prende. Intanto il Mason è pronto, quindi vediamo cosa possiamo fare col Mason. Possiamo dire al nostro Mason di costruirci alcune cose, come il tavolo, ne mettiamo. Anzi, facciamo le porte. Abbiamo quante sale da letto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Però comunque qua ce n'è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Facciamo 12 porte per sicurezza. Anzi, facciamone di più perché qua ce ne sono il doppio. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
7, 8, 9, 10, 11, 12. Facciamo 15 porte, dai. Li facciamo costruire 15 porte, anche se sicuramente nel mese non ci stanno così tante porte. Comunque, iniziamo a farle costruire. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Prima costruiamo 10 porte che iniziamo a mettere negli uffici. Non appena anche il carpenter sarà pronto, potremo anche costruire i letti. Ok, quindi ci sono due cuccioli, uno e due. Questo è il nostro primo ciccio, se è maschio o femmina. Non ce lo dice proprio. Invece delle galline, sì, perché c'è una differenza proprio di nome. Vabbè. Direi che sto anche registrando abbastanza tempo, quindi per ora spengo qui il let's play. Ci vediamo anche nella prossima puntata. Vi ricordo come al solito di dire i nomi dei nani che mancano e di magari di consigliarmi se volete che faccio qualche zona che mi sono dimenticato. Comunque consigliatemi se non vi piace quello che sto facendo. Abbiamo il nostro miner che non ha ancora il nome e il nostro crafter che non aveva ancora nome. Quindi i primi due che scriveranno un nome da dare ai nostri nani saranno i fortunati che potranno nominare questi nuovi nani nella nostra fortezza chiamata Tsazirul. Un nome abbastanza buffo, direi. Ok, quindi vi saluto. Le porte intanto sono state costruite alcune. Impostiamole, almeno vi mostro come si fa. Andiamo alle sale da letto. Quindi facciamo building, door e la piazziamo una qui e una qui per ora. Poi magari dopo continueremo più avanti, ma senza letti direi che è abbastanza inutile fare delle stanze. Ok, quindi vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Vi ricordo come al solito di iscrivervi a Twitter e Facebook e di seguirmi così da essere sempre più aggiornati su quello che faccio e quello che ho intenzione di fare. Quindi vi saluto. Ciao a tutti!